Riprendiamo, gentili amici telespettatori, la nostra telecronaca da Bova Marina, provincia di Reggio Calabria, sulla costa ionica reggina, dal veterani dello sport. È sempre Domenico Salvatore che vi parla, vi saluta e vi auguro buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sul secondo tempo dell'incontro di calcio Bovese-Palizzi, valevole per il campionato di prima categoria girone D Calabria. Risultato del primo tempo: Bovese 2, Palizzi 0. Partita diretta egregiamente fino a questo momento dal signor Luca Giovanni Doni di Reggio Calabria, che ha dovuto estrarre un 6-7 cartellini gialli e addirittura uno rosso. Doppietta di Petronio, 40° e 43° nel primo tempo, ovviamente. Palizzi ridotto in 10 uomini. E Bovese che ha sfruttato nel migliore dei modi. Petronio. Si smarca e riceve Iriti, un tiro cross, ma la palla, un tiro sbilenco, finisce dalla parte opposta direttamente in palo laterale. Le formazioni del primo tempo: Bovese, Falcone, Romeo Marino, Carmelo Scorda, Acquaviva, Cuppari, Petroni, Iriti, Panagia, Aronne e Orlando. A disposizione di mister Angelo Pavone, Larizza, Viel, Palamara, Vadalà, Modafferi, Guglielmini e Neri. Palizzi risponde almeno inizialmente: Serra, Iriti, Minniti, Bruzzese, Polimeno, Rodà, Amidazziz, Bonanno, Antonio Scordo, Palermiti e Romeo. A disposizione del mister Gianni Malastro, Molla, Zirilli, Giordano, Railen, Palamara, Cosmano, Francone e Marengo. Il portiere ovviamente non c'è. Serra espulso nel primo tempo. Tanto ha subito un pestone e si accascia al suolo. Il mezzo destro di casa, Iriti, Palizzi in avanti alla ricerca del gol del 2-1, ha avuto l'occasione in chiusura del primo tempo con Minniti che ha calciato bene, forte nell'angolino, ma Falcone ha compiuto una prodezza, un autentico miracolo, è riuscito a intercettare la sfera e a mantenere inalterato il risultato e inviolata la sua porta. Bovese che tenterà di mettere il risultato in cassaforte. Intanto si accascia solo il fromboliere di casa, Norberto Petronio, che ha rimediato una botta alla caviglia. Speriamo che non sia nulla di grave. Tenta di rientrare in campo Petronio, pare che sia riuscito ad assorbire la botta. Ancora Petronio, cerca di andarsene. Attenzione,
ancora Bovesi in avanti, Petronio solo davanti al portiere, cross, tiro, manca l'incornata Orlando, ma la Bovesi è andata vicino alla terza marcatura. Dopo 3 minuti e 40 secondi nel corso della seconda frazione di gioco, al Veterani dello Sport in Bova Marina, i padroni di casa stanno conducendo per 2-0, doppietta del bomber Petronio, 40° e 43° del primo tempo. Dirige l'incontro il signor Luca Giovanni Doni dalla sezione di Reggio Calabria, che fino a questo momento ha diretto a nostro avviso in maniera impeccabile, è riuscita a tenere in mano le redini di un derby acceso, accesissimo, una stracittadina. E fino a questo momento, attenzione, la solita incursione di Petronio non ha avuto esito nemmeno questa volta. Va bene Melo, va bene! Quattro minuti e 50 secondi nel secondo tempo al Veterani dello Sport in Bova Marina, è sempre 2-0 per i padroni di casa, doppietta del granatiere Petronio. Minniti cerca di lanciare i suoi, non si intendono, scordo, e il nuovo entrato Marengo, che ha preso il posto dell'infortunato capitan Bonanno, costretto a abbandonare il terreno di gioco. Orlando entra in aria, cross sotto porta, ci mette una pezza Minniti, palla in calcio d'angolo. Sesto minuto della ripresa al Veterani dello Sport di Merito di Bova Marina, e ci scappa la solita gaffe, non chiamata la papera, corner battuto, esterno della rete, nulla di fatto, si era avventato acqua viva, ma dopo che la palla aveva colpito l'esterno della rete. Ogni tanto spiove qualche petardo, mortaretto, bomba di Maradona, bomba di Sandokan. C'è di tutto in questa stracittadina. Grande coreografia. Gli hooligans e gli skinhead sono ben intabarrati nei loro pastrani, cappotti, giacconi, impermeabili, sciarpe, guanti, maglie e maglioni, sciarpe di lana. Petronio, e uscire il portiere di testa, attenzione, porta sguarnita, ancora Orlando, palla sul sinistro, il suo cross viene intercettato in fallo laterale, ha seminato lo scompiglio nelle retrovie palizzitane l'estrema sinistra boviciana, che ha conquistato però una rimessa laterale all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, lascia l'incarico, no, batte lui, Petronio, scordo, non riesce a intercettare
per la tripletta solo davanti al portiere. È stato superato dalla sfera, il lancio era calibrato, ma Petronio è arrivato scoordinato e non ha potuto fiondare a rete. Sarebbe stata la tripletta. Petronio subisce fallo, ma conquista una punizione all'altezza della tre quarti campo. Si incarica Iriti, già battuta, scorto, attenzione Orlando solo davanti al portiere, va al tiro, ma l'arbitro aveva interrotto il gioco. Punizione accordata e battuta da Rodà, che chiama in causa Minniti. Nulla è compromesso, sebbene siamo sul 2-0 per i padroni di casa, ma ci sono almeno 35 minuti per rimontare ed eventualmente per ribaltare. Dai Cristian, più convinti, dai! Rodà va al dribbling, perde palla in primo momento ma poi la recupera, attenzione, si impapera il portiere, ma la Bovese erroneamente abbiamo detto che Bonanno aveva abbandonato il terreno di gioco, così non è. Chiediamo scusa all'interessato, ai nostri telespettatori, per dovere di verità dobbiamo rettificare. E chiedere scusa. Grande partita interpretata con il consueto slancio, grinta e mordente sugli opposti fronti, in campo e anche sugli spalti, le due tifoserie avrete sentito sicuramente nella nostra intervista su Facebook. Colpita la traversa da Petronio, la sua foglia morta dal limite si è stampata sulla trasversale. È andato ad effettuare un tiro a rientrare che ha colpito la traversa. Bovese vicinissima al terzo gol per merito ancora di Petronio, che poi ha ricevuto una salva di scroscianti applausi a scena aperta, come alla Scala di Milano quando va in scena il Nabucco, Madame Bovary o la Turandot. Bovesi in avanti, che cerca di mettere il risultato in cassaforte. Petronio
parte da lontano il contropiede ospite, il nuovo entrato Marengo. Questi Aziz, ancora lui, palla che non arriva a scordo, ancora Petronio, intercetta Aziz, sta disputando una grossa partita in cabina di regia Aziz, c'è un giocatore a terra, si tratta di Rodà. 14 minuti nel corso della ripresa al Veterani dello Sport in Bova Marina, Bovese 2 Palizzi 0, doppietta di Petronio, 40esimo e 43esimo. E c'è una sostituzione nelle file del Palizzi. Probabilmente Rodà non ce la fa, afflitto da crampi, si prepara al suo ingresso in campo con il numero 13 Zirilli, in attesa che Gianni Valastro, grande giocatore di qualche stagione fa, con il suo sinistro di Dio, suo piede sinistro, che ha regalato tante soddisfazioni agli aficionados, supporter, teenager del Palizzi e del Brancaleone. Sostituzione nelle file del Palizzi dunque. Non sappiamo se ce la farà Stefano Rodà. A recuperare pare di no, e vedete che mestamente abbandona il terreno di gioco, lui avrebbe voluto continuare. Purtroppo è costretto ad abbandonare il terreno di gioco, cavallerescamente Norberto Petronio. Restituisce palla, ancora lui, palla sul destro, tiro a rientrare. Era un tiro cross. Attenzione. Petronio, tiro. È andato ancora vicinissimo alla marcatura Petronio con un colpo di testa. È rimasto leggermente infortunato Petronio, ancora non si è rialzato. Lo fa in questo momento Petronio, che ha avuto almeno 2-3 palle gol, a parte la doppietta, per rimpinguare il già congruo bottino. Parte il cross, respinge il portiere fuori aria. Danilo Romeo, palla sul destro, chiama Minniti, palla ancora in avanti, Minniti. Va bene Melo, va bene, vai ancora,
Bovese che sembra paga del risultato, controlla bene, ma quando capita l'occasione per fiondare a rete, cosa che è capitata qualche istante fa a Norberto Petronio, non ci pensa due volte a staffilare da ogni posizione. Ha abbandonato il terreno di gioco qualche minuto fa nelle file del Palizzi il coriaceo difensore Stefano Rodà. Ha allentato un po' la morsa la squadra bovese, evidentemente paga del risultato. In cabina di regia sta funzionando bene Aronne, in possesso di palla, padrone e signore del centrocampo, Orlando, palla per Petronio, perde palla Petronio, circondato da due o tre avversari. Marino, scordo Petronio, Aronne, apertura sulla destra, tiro cross, è andato al tiro capitan Marino e va a ricevere l'applauso e i complimenti. Gianni Marino! Bravo Gianni! Avete visto che la Bovese tiene saldamente in pugno le redini dell'incontro e all'occorrenza tenta di mettere il risultato in cassaforte, 2-0 comunque. Fino a questo momento il Palizzi ha fallito un calcio di rigore, non sappiamo se sia stato bravo il portiere, di solito si dice che il rigore non trasformato equivalga a un errore da parte di chi lo calci. Senza nulla togliere ai portieri che sono lì per parare, per neutralizzare, per conservare l'imbattibilità. Marino, scordo, Aronne, ...22:15... Bovese padrona del campo, ma Palizzi che non appare per niente rassegnato. Minniti, tira Gianni, tira! Attenzione, e stavolta Petronio viene pizzicato in posizione di offside, già battuto, cerca di andarsene il nuovo entrato Marengo, ...23 minuti nella ripresa al Veterani dello Sport in Bova Marina. I padroni di casa conducono per 2-0, doppietta di Petronio, 40esimo e 43esimo del primo tempo. Il Palizzi ha tentato di rientrare in partita con un calcio di rigore
ha segnato per atterramento di Scordo, Antonio Scordo. Il grande tiro di Minniti e la grande parata di Falcone. Punizione per gli ospiti. Fitta barriera davanti a Falcone, fischio arbitrale, parte il tiro cross, un'incornata e la palla è in calcio d'angolo. ...24-15 al Veterani dello Sport in Bova Marina. Siamo nel campionato di prima categoria, girone D, Bovese 2, Palizzi 0. Attenzione, traversa, ha colpito la traversa, sfortuna nera, ha tirato a botta sicura da due passi, Scordo. Ma la traversa ha detto di no, Palizzi che ha tentato di rientrare in partita nel primo tempo con il calcio di rigore tirato dal bomber, dal rigorista Minniti. Grande parata da parte di Falcone e ora con Scordo che ha colpito la traversa da due passi. È stato atterrato e l'arbitro stavolta non ha estratto, non ha voluto maramaldeggiare, però il fallo non era poi così plateale, infatti si è già rialzato Iriti, punizione già battuta, il solito Aronne. Apertura sulla destra, ancora Ronne. Attenzione, Marengo è andato al tiro, ancora Palizzi in avanti con il nuovo entrato Marengo che conquista, anzi no, contro ordine compagni, sembrava calcio d'angolo. È sempre in agguato Scordo, Antonio Scordo, giocatore di provata esperienza e notevoli doti atletiche che gli hanno consentito di segnare gol a grappoli. La partita in mano alla Bovese, ma gli errori sotto misura potrebbero costare cari. Alla formazione di casa. C'è stato un intervento scomposto da parte di Bonanno che poi rimane dolorante a terra e l'arbitro opportunamente ferma il gioco per consentire al massaggiatore palizzitano di prestare le cure del caso
a termini del regolamento Fabio Bonanno dovrà sostare nei pressi della linea bianca in attesa dell'ok. Placet che ancora non arriva. E finalmente arriva l'ok, Bonanno può rientrare, manovra Aronne, motorino Boviciano a tutto campo a fare da pendolo avanti e indietro e a oscillare meglio del pendolo del Duomo di Pisa. Il campo, terreno di gioco non è dei migliori, in alcune zone è un vero e proprio campo di patate. L'erba si è fatta è scomparsa letteralmente, è glissata in molte zone del campo, un po' anche per le temperature rigide di questo inverno, uno dei più gelidi a memoria di uomo. Minniti, palla sul sinistro, il suo cross puntuale, ha disputato una buona partita il terzino palizzitano. Bonanno, Palizzi che cerca di rendersi pericoloso con Scordo che non aggancia, può uscire Falcone, porta il pallone a spasso. E attenzione che c'è un altro cartellino giallo per un colpo di karate, judo o kung fu, del numero 4 bruzzese ai danni del portiere che aveva già in mano il pallone. Sullo slancio, quasi per inerzia, bruzzese è andato a finire addosso a Falcone, punizione già battuta. 36 minuti nel corso del secondo tempo, la partita è solo apparentemente chiusa, c'è una sostituzione, esce tra gli applausi il protagonista del match, fuori da stadio. Per Norberto Petronio. Con il numero 15, vada là. Bye.
Capitan Marino. Scordo. Tentativo di Melina. Orlando. Era quello che voleva. L'ennesimo calcio d'angolo. Una nota di merito per l'arbitro, il signor Luca Giovanni Doni da Reggio Calabria, che ha diretto bene un match difficilissimo da governare, amministrare. Si tratta di una stracittadina, derby dal sapore antico, sia in campo che sugli spalti. Ancora calcio d'angolo. Calciato da Panagia, è sempre lui che si ripete dalla bandierina. Aronne. Panagia. Perde palla. Non si fa incantare. Attenzione. Giallo. Rosso. Siamo stati facili profeti quando avevamo previsto per questa stracittadina non solo i cartellini gialli ma anche quelli. Dal colore antipatico in questo caso, e cioè i cartellini rossi, sono due. Serra e Scordo. Palizzi 9. Quando mancano 5 minuti alla fine del match. E francamente, dopo l'uscita anche del coriaceo difensore, roccioso difensore Stefano Rodà, Palizzi che le ha provate tutte, ha sbagliato un calcio di rigore, ha colpito una traversa a portiere battuto da due passi. Un'altra bombetta di Maradona, tanto per cambiare, che la dice tutta sulla sullo scenario del derby. Una stracittadina accesissima in campo e sugli spalti, con larga rappresentanza anche femminile, come abbiamo visto in occasione delle interviste su Facebook, sul profilo di Domenico Salvatore. Nell'intervallo, risultato saldamente in pugno alla formazione di casa,
che ha legittimato il successo con una serie di palle gol. Ora sta per abbandonare il terreno di gioco Iriti. Nelle file di casa c'è spazio per tutti in questa Bovese in salute, che sta inanellando una serie di successi. Che le consentono di veleggiare nelle zone alte della classifica, comunque in zona playoff, un risultato davvero straordinario per una matricola che, dopo aver pagato lo scotto del noviziato, ha ingranato la marcia. Ottenendo una serie di risultati che hanno dell'incredibile. Mister Angelo Paone, l'allenatore di casa, ha fatto un grande lavoro. Inculcando nei suoi uomini una mentalità vincente e comunque una filosofia basata sul primum vivere de inde filosofari, e cioè prima non prenderle e secondo darle. Non solo in casa ma anche fuori casa, la matricola di lusso, matricola terribile, con il Pibe d'oro Norberto Petronio in vetrina, che ha spolverato doti tecniche e atletiche senza nulla togliere naturalmente a regista Aronne, signore padrone del centrocampo, e alla difesa rocciosa, una vera muraglia cinese, un muro di Berlino, Falcone, Romeo, Marino, Scordo, Acquaviva e Cuppari, e con Iriti e Orlando a dare manforte e a rendersi pericolosi in contropiede, e con Panagia che ha punzecchiato sia nel primo tempo che nella seconda frazione di gioco. Il Palizzi ha fatto quel che ha potuto, Serra, Iriti, Minniti, Bruzzese, Polimeno e Rodà, con l'aiuto anche di Aziz, Bonanno e Palermiti, e i rientri del tornante di fascia Romeo. Palizzi, come si diceva, che ha fatto quel che ha potuto, si è reso pericoloso in diverse circostanze, non gli sono mancate grinta e mordente, ha sciupato un calcio di rigore, anche se ben tirato e ben parato, perché è stata veramente una grande parata di Falcone. Palizzi che le ha tentate tutte, ma non è riuscito a cavare un ragno dal buco, anzi ha rischiato più di una volta di tracollare in contropiede sotto i colpi
degli avanti Boviciani. Dell'arbitro abbiamo già parlato, il signor Luca Giovanni Done da Reggio Calabria, a nostro modesto avviso è un direttore di gara che possa fare carriera e possa andare avanti. Questa ovviamente è la nostra opinione, non pretendiamo che venga spacciata per verità assoluta o per dogma. Sta di fatto che il direttore di gara, estraendo cartellini gialli e rossi nei momenti topici della partita, è riuscito a tenere in mano, era facile, molto facile lasciarsi sfuggire dalle mani un match così acceso, così vibrante come le corde di un violino, dove il mordente e la grinta hanno dominato in lungo e in largo. Si è giocato su un terreno di gioco infame, un vero campo di patate. Però è già tanto che i veterani dello sport sia tornato ai vecchi gloriosi tempi, un nuovo capitolo, tifosi boviciani che sognano ad occhi aperti per questa meravigliosa, splendida realtà. La loro squadra sta andando bene, impressiona in casa e fuori casa, ha i giocatori giusti al posto giusto. E come si diceva, il presidente Andrea Cuppari ha puntato ancora una volta su un usato sicuro da 3 anni, quindi partendo dalla terza, seconda e prima categoria, sempre allenatore Angelo Paone, grande giocatore del passato che sta avendo grande soddisfazione anche in panchina. È un ex di turno perché ha allenato il Palizzi. E ormai si attende soltanto il triplice fischio di chiusura da parte dell'arbitro, il signor Luca Giovanni Didone, che arriva proprio in questo momento. E vedete che i giocatori si abbracciano, cosa che dovrebbe accadere tutte le domeniche. Finito il match, non c'è ragione per cui vi sia ancora odio, rancore, animosità sotto la curva. Per ricevere l'abbraccio dei beniamini, eroi della domenica, che si preparano a tuffarsi sotto la doccia mentre arrivano i mortaretti, giochi di fuoco per salutare quest'altro ennesimo successo, giochi pirotecnici. Questo è il nuovo clima che sta accompagnando le performance della Bovese, che ha battuto il Palizzi per 2-0, doppietta di Petronio, 40esimo e 43esimo del primo tempo. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, e cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra qualche minuto per le interviste a bordo campo. Gianni Morello, il Palizzi ha perso 2-0, ma è rimasto in palla per quasi un'ora, se non di più.
Sì, è vero, il Palizzi ha perso, però sicuramente non ha demeritato. Possiamo dare il 99,9% delle colpe all'arbitro, che è un incompetente nella maniera più assoluta. Ha buttato fuori il portiere senza aver fatto niente, abbiamo avuto un sacco di ammonizioni, è vero, ci ha dato un calcio di rigore, però c'era un fallo sul nostro giocatore e non ha tirato fuori il cartellino perché si era accorto che era ammonito per non lasciare l'altra squadra in 10. Onore alla Bovese che è riuscita a fare il derby. Noi purtroppo dobbiamo, rimboccarci le maniche e cercare di continuare il nostro campionato. La squadra che ci ha creduto ha avuto la palla del 2-1 sul calcio di rigore, ma anche una traversa piena nella ripresa. Sicuramente, sono stati degli episodi sicuramente. Il primo gol della Bovese forse c'era un fallo sul difensore, il secondo c'era un fallo sul nostro giocatore, non è stato chiamato, poi siamo stati sfortunati, un calcio di rigore fallito, il portiere è stato bravissimo a parare e il nostro giocatore sulla linea della porta ha calciato e ha preso la traversa. Non è questo, è purtroppo che hanno, come dire, una partita del genere forse ci sarebbe dovuto essere un arbitro di competenza, un pochettino un po' più competente. Questo, riservatemi l'espressione, era un emerito ignorante, una persona che secondo me di calcio ne capisce veramente poco. E con questo modo di fare la Lega porterà le società a non iscrivere più le squadre, perché è una cosa inaudita andare a fare delle partite con delle persone che sono delle incompetenti. Giuseppe Minniti, l'altro presidente del Palizzi, a lui il microfono per commentare questa ennesima battuta d'arresto della sua squadra. E niente, purtroppo stiamo subendo una serie di torti arbitrali, a me dispiace dire queste cose, però lo devo dire perché la partita, fino a che siamo stati 11-11, ce la stavamo giocando. Io avevo chiesto alla Lega gentilmente di mandarci un arbitro di spessore, di qualità, perché purtroppo ci divide 4 chilometri questi due paesini e c'è un po' di tensione tra i ragazzi, c'è la cattiveria agonistica che si vuole giocare. Alla fine praticamente l'arbitro ha applicato alla lettera, diciamo, il regolamento, ha buttato fuori il nostro portiere sera, da quel momento la partita ormai per me si è conclusa. Nonostante tutto però il Palizzi è rimasto in partita per quasi 60-65 minuti, avendo anche l'occasione di riaprire il match con il calcio di rigore, soprattutto con quella traversa colpita nel secondo tempo. Parte la traversa, Pasquale Minniti, il primo calcio di rigore che sbaglia dopo 5 anni. Ieri ci sono stati su 10-12 rigori, hanno sbagliato 8 praticamente, e forse era la domenica purtroppo che c'era qualcosa di anormale, che purtroppo tutti questi giocatori tra ieri e oggi abbiano sbagliato questi calci di rigore. Pasquale Minniti è il primo calcio di rigore che sbaglia in 5 anni. Senza nulla togliere a Falcone, che si è scatapasciato alla grande in orizzontale, è riuscito a neutralizzare il penalty. No, io gli faccio i complimenti alla Bovese, al suo mister Paone, ex di turno, uno dei migliori allenatori della categoria, può fare anche benissimo la promozione all'eccellenza perché lo conosco bene, e poi riesce con un po' di giocatori, riesce a caricare la squadra in maniera benissimo, diciamo. Loro sono stati bravi, per carità, hanno vinto meritatamente, però dico che era giusto che il Palizzi avrebbe dovuto, diciamo, avere un arbitro, diciamo, di spessore, di qualità diversa, perché sinceramente nelle ultime 4-5 partite ci hanno fatto perdere 7-8 punti. Io voglio finire questo campionato, degli arbitri non parlerò più, perché ho promesso sia... Compreso quello del San Giorgio. Sì, due calci di rigore netti. Io non parlerò più degli arbitri, perché gliel'ho detto sia a Long sia a Mirarchi. Io a fine campionato ti darò una linea, poi mi regolerò di conseguenza, che se devo andare a passarmi il tempo in altre situazioni, perché col calcio dilettantistico ogni domenica è una guerra. Cioè, io dico che la mia squadra ha delle responsabilità, però ci sono grosse responsabilità a livello di Lega e degli arbitraggi, perché effettivamente non si può avere arbitri tutte le domeniche in queste, sia per noi che la Bovese, sia per noi che per San Giorgio, perché c'è una lamentela continua da parte di tutti. Mi dispiace dirlo, ma questo è un'annata negativa per gli arbitri, ma non perché ci troviamo in queste condizioni, ma perché effettivamente statisticamente tanti presidenti sono lamentati, come mi sto lamentando io, che praticamente non si riesce a
a finire una partita, diciamo, in 11. Il presidente della Bovese, Andrea Cuppari, non fa calcoli a questo punto arrivato, ma la squadra continua a vincere e a incamerare punti. Sì, diciamo che quasi la salvezza è matematica. Quindi questo è quello che vogliamo, mancano ancora 3 punti per la matematica e stiamo andando abbastanza bene. Certo, partita dopo partita stiamo perdendo un po' di pezzi in giro e con il fatto di troppe ammonizioni, però si giocheranno i giovani, quindi va bene così, andiamo avanti così. Poi c'è da dire che la squadra oggi ha fatto un grande lavoro, non solo dal punto di vista calcistico, anche dal punto di vista psicologico, perché era veramente difficile oggi giocare contro questo Palizzo. Ci voleva un arbitro all'altezza della situazione. Sì, no, l'arbitro, giustamente qualche errore c'è stato secondo me, però ci fa parte, cioè non penso che c'è un arbitro che è perfetto. Gli arbitri a volte ti aiutano, altre volte ti fanno, però alla fine tutto sommato ha fatto abbastanza bene, diciamo. E la squadra del giorno, la Bovese, tutti ne parlano, la critica si interessa, i giornali, le televisioni, le radio, i giornali online, Bovese sugli scudi. Sì, io ringrazio tutti, sono contento per i nostri ragazzi, il nostro mister sta facendo un lavoro meraviglioso, giorno dopo giorno, torno a ripetere, nonostante tutte le difficoltà che ci sono, però ecco, si va avanti abbastanza bene. Quello che viene prendiamo, non mettiamo limite alla provvidenza, quello che viene ben accetto. C'era la coreografia dei grandi derby del passato, addirittura un finale con i Mortaretti, i giochi pirotecnici. Sì, in effetti sono rimasto pure io perché non pensavo qualcosa, ma non tanto, voglio dire io. C'è, diciamo, tanta gente che ci segue, quindi siamo contentissimi per questo, perché veramente i tifosi, quando si comportano in questo modo, nel pieno del tifo, che poi tifo, sfottò, queste cose qua, però niente altro, questa è una cosa bellissima che fa bene al calcio, che alimenta solamente il calcio, non c'è altro. Ecco. Un bel impianto, una bella struttura, una società solida, una squadra competitiva che invita a sognare. Sì, noi invitiamo soprattutto i nostri ragazzi del posto, poi se vengono di fuori con i suoi piedi, noi siamo contentissimi, l'ambiente merita tutto, quindi chi viene, ci sono diversi ragazzi che stanno venendo di fuori, che hanno scelto di venire di propria spontanea volontà, noi siamo contenti per questo, quindi vuol dire che ci apprezzano per quello che stiamo facendo. Con una tifoseria grande, grandissima, anche con larga rappresentanza femminile che rappresenta il 12° uomo in campo. Ah sì, questo è una cosa bellissima, cioè tutti il pubblico femminile, averlo in campo è una cosa che ci fa tantissimo piacere, e non solo in campo, ce l'abbiamo anche nella dirigenza, il pubblico, la dirigenza femminile, ed è una cosa bella, vuol dire che nell'ambiente c'è educazione, c'è comportamento, tutti si hanno rispetto per tutti, ecco, quindi è una cosa buona. Prossimo incontro? Prossimo incontro andremo a Mammola, lì sarà pure dura perché siamo più o meno, dovremmo essere allo stesso punteggio. Andremo un po' rimaneggiati, ma comunque non diciamo niente, sarà sicuramente una trasferta difficile e la prendiamo così com'è. Presidente, sono decenni che non si vedeva un ambiente così caricato. Sì, così carico. Sì, in effetti ricordo quando ai tempi che abbiamo vinto il campionato, siamo andati in promozione, proprio si partiva con i pullman, da lì poi è andato un attimino cadendo il calcio fino proprio a toccare il fondo. Per fortuna
un po' tutte le forze, tutti quelli che il calcio gli piace si sono avvicinati, hanno dato il suo contributo e quindi oggi siamo a questo livello, a questo punto che ci fa veramente onore per il paese di Bova Marina, perché lo merita tantissimo. Pianificazione, programmazione, progettazione, si può andare lontani? No, noi andiamo alla giornata, quello che, torno a ripetere, quello che arriva prendiamo, andiamo alla giornata con i nostri ragazzi, con tutto quello che ci circonda, quello che viene prendiamo, non facciamo programmazione. Eccolo qua, Angelo Baone, l'allenatore del giorno di cui tutti parlano, le radio, le televisioni, la carta stampata, i giornali online. Un trainer che sta lavorando in punta di piedi, senza rulli di tamburo, senza gran cassa, senza fanfara, e che però sta ottenendo tutta una serie di risultati addirittura splendidi. Intanto ti ringrazio per queste belle parole. Prima di parlare un attimino della partita vorrei fare un elogio a tutti coloro che sono scesi in campo, perché sappiamo che i derby hanno una tensione più delle altre partite, sapevamo e conoscevamo la forza del Palizzi, conosco bene anche la forza dei miei ragazzi. Abbiamo lavorato bene durante la settimana, come tutte le settimane, per affrontare al meglio questa partita. I ragazzi l'hanno interpretata in modo perfetto. Siamo andati sul doppio vantaggio, il rammarico non aver fatto qualche altro gol perché lo meritavamo. Torno a ripetere, questo è un gruppo di ragazzi che io ormai da 3 anni che li porto avanti. Continuiamo a lavorare sposando quel progetto che avevamo iniziato 3 anni fa. I risultati ci stanno dando ragione, frutto di un buon lavoro settimanale, conoscendo anche il valore della prima categoria. Però noi siamo contenti di quello che stiamo facendo davanti a un pubblico magnifico che oggi hanno visto tutti quanti sugli spalti, hanno incitato la squadra dal primo all'ultimo e questo mi riempie di gioia e fa sì che continui a lavorare sempre con questa costanza, perché questi ragazzi tutti di Bova meritano altri palcoscenici e sono convinto che a lungo andare il lavoro li pagherà. Ecco, alla luce degli ultimi risultati la Bovese si è inserita nella griglia dei play-off e guarda in alto, perché a questo punto mi sembra che siate a un passo dalla matematica salvezza. Sì, noi non guardiamo la classifica, io dico sempre ai ragazzi, l'ho sempre detto e lo ripeterò sempre, che bisogna lavorare settimana dopo settimana. Sappiamo che domenica incontreremo un'altra squadra forte che è il Mammola e noi dobbiamo prepararla questa settimana, sapendo con gli infortunati, gli squalificati, non abbiamo obiettivi, noi abbiamo il compito e il dovere di continuare a lavorare e di accettare il verdetto del campo. Una squadra che sa difendersi, noi a centrocampo dove c'è un certo Aronne, motorino, faro di Alessandria della Bovese, e soprattutto in avanti dove il cacciabombardiere, il fromboliere, il granatiere Norberto Petronio sta facendo la differenza. Sì, infatti un elogio in particolare a questi due ragazzi che hai citato tu, ma il merito è di tutta la squadra. Aronne non lo conosciamo tutti, veniva da un brutto infortunio, era lontano dai campi da 2 mesi, dopo tanti sacrifici è riuscito a rientrare in campo proprio nel derby. Per quanto riguarda Norberto, conosciamo le sue qualità. Un fan prodigio del calcio boviciano. Conosciamo tutti il suo potenziale, oggi è andato in gol, poteva farne un altro. Golden Boy che poteva rimpinguare il suo congruo bottino. Certo, poteva farne un altro gol, anche altri due, però è contento ugualmente, siamo contenti ugualmente. Grazie. Squadra competitiva in tutti i settori e può arrivare in alto. No, torno a ripetere, oggi dal portiere che è stato bravissimo a parare anche il rigore sul 2-0, all'attaccante, cioè, è un gioco di squadra, tutti si sacrificano, tutti fanno quello che io gli chiedo di fare. Qual è il segreto di questa squadra? Mister Paone gode fama di sergente di ferro, primum vivere de inde filosofari, quindi prima non prenderle
e poi possibilmente darle. Sì, non è, io appunto dico sempre che è lotto, posso essere anche a volte antipatico perché durante la settimana chiedo tanto ai ragazzi e lo chiedo anche durante la partita. Questo mio modo un attimino acceso è proprio per spronare, perché cerco e voglio trasmettere tutta quella che è la mia voglia e esperienza, cerco di trasmetterlo ai ragazzi, perché se si gioca di squadra si ottengono dei buoni risultati. Paone non è un allenatore catenacciaro, lui parte da un 4-4-2 che può diventare 4-3-3 a secondo le esigenze. No, infatti, no, io dico sempre che bisogna giocarsi a viso aperto con tutti. A me piace giocare al calcio, i ragazzi lo stanno dimostrando e oggi l'hanno visto tutti quanti. Grazie.